Vai, io ho detto che veniva alle 4 e mezza 5, sono le 5 meno 5. Oh. Giusto? Sparami il boom. Già stavo piazzando di scommessi. Ma che poi è modo di presentarsi in questo modo? Non ce la faccio a passare sotto il girasole. Non sono l'unico che lo conosco come il nome. Non ce la fai, sei dietro. La campanella. Ah, trasformazione. Lo vedi? Vedi quanto è grande la capra che stiamo realizzando. Circa 3 metri in lunghezza. Beh, da qua non si capisce la capra. È saltata tu? Tutto... Sì, sì, io non ho anche aiutato. Ora qui metteremo l'argilla. Quando la metti l'argilla? Dopo domani, penso. Vero? Domani. Ma che so, perché non glielo dice a Sergio? Questa è già la forma, diciamo, uscita. Questo è un avvoltoio, la testa di un avvoltoio, già in carta. Vi siete ubriacati? No, a tre pizze ci ubriacati. L'altro giorno saremmo ubriacati. Perciò, va, facci un riassunto. Allora, gli incompetenti. No, allora, si parte da un'immagine che, diciamo, sono queste diverse immagini che prendo due prospetti praticamente. Queste linee cosa sono? Queste linee praticamente una, cioè, si mette in proporzione l'immagine con si proporziona l'immagine a quello che dovrà avvenire. Quindi una sorta di scala, va? Esatto. Sono delle facce. Chi sono? Presentiamoli. Con gli ingiuri però. People. People. Lui è People e lui è Lampadina. Ah, People e Lampadina. Esatto, esatto. People si occupa della carta, della rifinitura, delle mani magiche, invece Lampadina. Delle lampadine. Delle lampadine, del, diciamo, della parte artistica, illuminotecnica, ecco. E niente, dopo aver fatto prendere tutta la struttura in ferro, prima si mette la rete, dopodiché si pone l'argilla, si modella, questo è il mio lavoro, e poi successivamente verrà fatto una colatura in gesso, e quindi abbiamo i due stampi. Parla più forte. Leveremo l'argilla dagli stampi e poi si metterà la carta all'interno degli stampi, un po' come vedete qui per questa... In questo già è stato fatto. Questo già prende è stato fatto il lavoro. Sono due parti dello stesso soggetto, la stessa testa. E questo è poi il prodotto. Cioè, questo qua è gesso? Questo è gesso. In più battute si fanno circa tre strati praticamente di gesso, infatti la parte colorata è per capire quale sia appunto il passaggio. L'accellata. Sì, e là c'è l'altra metà. Uh-huh. E poi si arriva alla finale con questa. Poi si arriva alla finale con questa che verrà, diciamo, prima rifinita con una carta appunto, diciamo, che non sia appunto di giornale, una carta da sacco detta. Questa cosa, ad esempio, se ne occupa People, che ha delle mani, diciamo, meticolose, mani fatate. E poi viene colorata con prima un fondo bianco e successivamente con i vari passaggi di colore. Che è K. Che è Turi K, sì, che ancora, diciamo, non ha messo ancora mano, in vacanza. Non ha messo mano questa. Quindi ora tu finisci di fare le tue saldature. Sì. Finirò di fare l'occhio, quello che manca ancora della testa. Beh, un occhio c'è, l'altro manca. No, un occhio, vabbè, ancora manca poco rispetto al quello che vorremmo realizzare è questo, però ovviamente con... Ma il tema si può dire? Sì, certo, è pubblico.
Il tema è sopra la banca la capra campa, sotto la banca la capra crepa, sul Ah. sistema bancario. Diciamo, è un tema un po' complesso, però noi ovviamente cerchiamo di farlo nella maniera Vabbè, carnevalesca. Tu più carnevalesca possibile. le vuoi dire due cose, Sebastiano? È che per questo punto abbiamo fatto un minimo di cosa con Matteo. È sbarbata anche questa oggi, sembra Sì, ma lui non ha appunto. mangiato, dice oggi. Tu invece sì. Io ho esagerato, ho mangiato per lui, diciamo. Però lui mangerà questa sera perché ha i suoi Scusa, ma appuntamenti. siamo Pipolo, Lambadina e tu che ingiuria c'hai? Io ce ne ho tanti in giro. Diciamo che c'ho Abbanese, Pupuponeuro, tanti ce Ah, vabbè, già Albanese e Pupponino sono belli. Va bene. Va bene, guarda, noi ce ne stiamo Niente, stiamo andando, vai. cercando di creare questo grosso caprone che fondamentalmente dovrebbe rappresentare il sistema bancario arricchito, opulento, quindi cercheremo di Poi creare deve questo venire una grosso. bella capra. Sì, un bel caprone, ecco, un bel caprone, delle belle corna e così via. E sotto poi c'è invece la capra stecchita che rappresenta un po' la povera gente e così via. E poi il pupazzo che avete visto lì davanti anche dovrebbe rappresentare il popolo, con Ah. le varie tasse e Vabbè. le varie scadenze mensili. Però pian Tu, piano, work in vuoi progress. fare qualche domanda? No, non va bene Va bene così. così. Va bene, va bene. Allora, ce ne stiamo andando. Va bene.